Sì, chiaramente il motivo del presidio è quello della tutela degli idonei del concorso ordinario 2020, che sono stati una categoria di docenti che hanno superato una procedura meritocratica, una procedura comunque selettiva, un concorso ordinario, e gli errori sono quelli commessi dal Ministro, che ha deciso di accantonare ben 20.000 posti senza darli alle immissioni in ruolo per indire nel prossimo autunno un nuovo concorso. Una scelta che noi non possiamo assolutamente condividere in presenza di tanti colleghi che hanno già superato un concorso ordinario, tra l'altro loro l'hanno fatto anche in piena pandemia, e in presenza anche di nuovi colleghi che hanno superato i concorsi PNRR 2023 e che chiedono anche loro la possibilità di essere inseriti all'interno delle graduatorie. La scelta di pianificazione sbagliata è quella di Valditara. I posti vacanti dovevano essere messi tutti nel contingente delle immissioni in ruolo e fare tutte le assunzioni sui posti vacanti. La FLC CGIL chiede un atto immediato, abbiamo anche predisposto una diffida nei confronti del Ministero di ravvedimento, quindi di ampliamento del contingente delle immissioni in ruolo. Chiediamo di non bandire il nuovo concorso dell'autunno e di fare tutte le assunzioni possibili sui posti vacanti. Parallelamente riteniamo che questo governo dovrebbe anche operare un incremento dell'organico, per esempio in relazione ai posti di sostegno in deroga, che sono più di 100.000, ma anche in relazione ai posti comuni, alle classi di concorso. La scuola ha bisogno di assumere, ha bisogno di organici, invece qui andiamo a congelare dei posti che sono vacanti e darli a supplenza invece di fare le assunzioni a tempo indeterminato. Scaricare la responsabilità sull'Europa non funziona e non regge. In realtà il governo in tutti i settori dell'economia ha fatto anche degli aggiustamenti nella messa a terra del PNRR. La stessa cosa avrebbe dovuto essere fatta sulla scuola. Contrattare con la Commissione, trovare dei punti di mediazione per consentire che nei target assunzionali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della riforma del reclutamento venissero assunti anche i docenti che sono risultati idonei nei precedenti concorsi. E questo sarebbe stato possibile se ci fosse stata la volontà di Valditara di fare questa trattativa. Non l'ha fatta e ora scarica sull'Europa la responsabilità di questo sfacelo. Giustamente i colleghi stanno protestando e noi come FLC CGIL sosteniamo la loro lotta.